Buongiorno ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Chiara e oggi prepareremo tre snack salati da portare a lavoro o a scuola o ovunque voi andiate. Nello scorso video abbiamo appunto visto tre snack dolci, vegani, sani, anche proteici da portare fuori casa. Quest'oggi andremo a vedere tre snack salati davvero facilissimi, velocissimi. Perfetti per chi sceglie un'alimentazione vegetale ma non sa cosa portare dietro. Come sempre, se questo video ti piace, lascia un bel like, iscriviti al canale e fammi sapere nei commenti quali snack sei abituato a portare fuori casa. La prima merenda che andiamo a preparare sono delle focaccine in padella fatte semplicemente con 200 g di farina. Io ho usato un mix, 50 ml di acqua, un pizzico di sale, 100 g di yogurt di soia e mezzo cucchiaino di lievito istantaneo. Vado semplicemente a mixare gli ingredienti e a formare un panetto omogeneo. Vado poi col mattarello a stenderlo e a formare con dei coppa pasta dei dischetti che potete fare ovviamente anche solo con un coltello. Successivamente vado a prendere questi dischetti ottenuti dall'impasto e li metto in una padella antiaderente con un goccino di olio. Basta qualche minuto per lato, li giro e le nostre focaccine sono pronte, velocissime da fare, super buone. Potete poi farcele come preferite, io le ho fatte semplicemente con olio, origano e sale. La seconda merenda è una crema di piselli che potete realizzare con qualsiasi tipo di legume, a cui ho aggiunto della ricotta di soia, ma andrà benissimo anche dello yogurt, del lievito alimentare in scaglie, sale, pepe e ho frullato bene. Una volta ottenuta la crema la metto in un contenitore ermetico da portarmi dietro e ho preparato delle carotine crude da inzuppare. Potete tranquillamente portare qualsiasi tipo di verdura. La terza merenda è la famosissima Fari frittata. L'ho ottenuta naturalmente senza l'utilizzo di uova, semplicemente tagliando a pezzettini delle verdure che avevo in casa. Potete usare quelle che preferite seguendo la stagionalità. Messe in padella con un filo d'olio, lasciate appassire lentamente. Poi 100 g di farina di ceci, un cucchiaio d'olio, del sale, 250 ml di acqua e mischiato bene. Poi ho aggiunto anche del pepe e quando le verdure erano pronte le ho aggiunte al mio impasto. Non vi preoccupate se è liquido perché si asciugherà bene. L'ho cotta poi in friggitrice d'aria, ma anche il forno andrà benissimo. Semplicemente oliato appena una pirofila, versato l'impasto e messo in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Questa frittata è perfetta da tagliare a quadratoni, da mettere in un contenitore ermetico oppure in un panino, andrà benissimo. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Io spero che questi snack vi siano d'aiuto per prendere ispirazione per i vostri pasti fuori casa. Se vi è piaciuto, naturalmente, non dimenticate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.